Buongiorno a tutti. Oggi è il 24 aprile del 2020. Continuiamo, diciamo, gioco forza queste video interviste che avremmo voluto fare, diciamo, guardandosi e anche stringendosi la mano, ma questa, la segregazione che ci impone questa pandemia, questo strumento ci dà a disposizione. Oggi abbiamo disturbato il collega Massimiliano Busacchini, che è un veterinario. Lui è il Technical Marketing Manager dei ruminanti di IPRA. IPRA è una multinazionale spagnola che è specializzata nella produzione appunto di vaccini per tutte le specie animali. Quindi è un'azienda che ha fatto una scelta strategica ben precisa, quella di puntare appunto sulla profilassi vaccinale di cui poi parleremo oggi. In questi giorni ci siamo sentiti chiaramente con IPRA. È uno degli sponsor storici della nostra rivista, quindi è una delle aziende, diciamo, che ci consente appunto di dare a voi lettori questo servizio di informazione che speriamo sia sempre migliore e sempre più completo. Quindi approfitto anche di questa occasione per ringraziare appunto IPRA di questa sua disponibilità. Questa pandemia questo Covid-19 che ci sta, diciamo, in qualche modo ha rivoluzionato le nostre vite, però ci sta dando anche, al di là dei aspetti personali, appunto di vita sociale e civile, anche delle indicazioni piuttosto precise. Cioè, stiamo in qualche modo facendo un'esperienza diretta di quella che è la profilassi indiretta si chiama. Cioè, la raccomandazione appunto che ci è stata data dagli scienziati per ridurre il numero di contagio, di lavarsi le mani, ma in maniera professionale direi, il fatto di non uscire, quindi di essere in qualche modo segregati a casa e quindi questo concetto del distanziamento sociale. Quindi stiamo tutti un po' riflettendo su quando nella fase 2 o 3 o quella che sarà, quando ritorneremo tutti all'esterno, pienamente operativi nella parte analogica del nostro lavoro. Chiaramente la profilassi indiretta è molto importante, no? Negli allevamenti poi tutte quelle che sono le norme di biosicurezza, di recinzione, che andrebbero fatte sempre con più forza, eccetera. Però tutto ciò non sempre è possibile. Per cui la profilassi, quella che viene appunto definita diretta, quindi la profilassi vaccinale, rappresenta un aspetto fondamentale, lo vediamo anche adesso in questa pandemia del Covid-19 o di Covid-19, meglio detta, finirà probabilmente quando la ricerca riuscirà a mettere a disposizione un vaccino da fare su vassa scala. Questo è un prender tempo, in qualche modo è stato efficace, eccetera. Per cui un po' in questo contesto, un po' visti i rapporti che abbiamo con IPRA, visto che IPRA è un'azienda fortemente specializzata, ho chiesto appunto al collega Massimiliano Busacchini, che chiamerò adesso con più confidenzialmente Massimiliano, visto che siamo colleghi, no? Massimiliano, mi consente Certo. questo, Altro che. di fare un focus proprio sulla vaccinazione. Io, nella mia attività, anche esterna, anche l'attività divulgativa che facciamo con Ruminanzia, mi accorgo che a volte non è ben chiaro, non tanto quale vaccino utilizzare, di quale ditta, se vivo, spento, questi aspetti qui, quanto il concetto generale di vaccinazione. Perché tutto nasce da una riflessione, mi permettete appunto di aprire un attimo una slide. Nel 2016, che spero si veda, nel Sì. 2016 è uscito il DERI 2014. Questo è un report fondamentale che viene fatto, si chiama National Animal Health Monitoring System. In pratica è una fotografia molto rappresentativa di quello che avviene negli Stati Uniti. Io personalmente, a molti di noi, lo guardiamo con attenzione perché non tanto per confrontarci solo ed esclusivamente con gli Stati Uniti, anche se la zootecnia da latte è piuttosto evoluta, quanto perché attraverso questa rilevazione, questo sondaggio, si capisce effettivamente cosa si fa. E faccio un esempio pratico. Ripeto, molto significativa perché sono dati raccolti, vedete, in 17 stati americani, quindi degli Stati Uniti, e rappresentano il 76,7% degli allevamenti americani di bovine da latte e l'80,3% delle bovine da latte, quindi è un quadro piuttosto rappresentativo. Prendendo ovviamente soltanto la pagina relativa alla vaccinazione, si vede molto chiaramente, vedete,
che negli Stati Uniti, anzi vediamo sulla tabella, negli Stati Uniti gli allevamenti, quindi le operation, il 73,8% degli allevamenti fa almeno una vaccinazione, quindi vaccina. Poi ci sono i dettagli, diciamo, verso cosa vaccinano, ci sono anche dei patogeni dove in Europa è vietato appunto la vaccinazione, però l'obiettivo di questa diapositiva è dire, e poi chiedere subito a Massimiliano, il 73,8% degli allevamenti negli Stati Uniti vaccinano. Allora, la domanda che ti rivolgo è subito questa, Massimiliano. Io non ho dati della nostra realtà nazionale italiana. Come siamo messi secondo la tua esperienza? Siamo di più, di meno? Sì, innanzitutto viviamo un'esperienza diversa noi in Italia e in Europa rispetto all'America. Viviamo una cultura diversa della vaccinazione in ambito zootecnico, diversa rispetto all'Europa, all'America. Detto questo, siamo lontani da quelle percentuali, Alessandro. In Italia in particolare non raggiungiamo assolutamente quelle percentuali di vaccinazione. Questo dato lo si può evincere dai dati di vendita dei vaccini che abbiamo noi a disposizione come azienda. Per cui si può fare ancora molto. Si deve fare molto soprattutto a livello di cultura vaccinale, cioè diffondere all'interno delle nostre categorie, non tanto dei veterinari, perché come estrazione culturale il veterinario conosce la vaccinazione, ma soprattutto a livello di allevatore. Ecco, l'allevatore deve avvicinarsi a questa pratica di prevenzione in un modo sempre più proattivo, sempre più efficace. Devo dirti un'altra cosa, allacciandomi a questo discorso, che le cose sono cambiate nell'ultimo anno e mezzo rispetto a quelli precedenti. Ormai sono più di 20 anni, più di 25 anni che lavoro in ambito zootecnico e in particolare nell'ambito delle vaccinazioni, per cui ho potuto raccogliere nella mia esperienza un'evoluzione in questo settore. Devo dire che negli ultimi 2 anni è subito un'accelerazione impressionante da parte soprattutto degli allevatori, che chiedono, che vogliono informazioni, sono molto più aperti alla pratica della vaccinazione rispetto a qualche anno passato. Sembra quasi che stiamo vivendo un passaggio storico tra un approccio delle patologie soltanto di emergenza, cioè ho la patologia, faccio qualcosa, ma aspetto di avere la patologia, a un aspetto invece più di prevenzione, cioè faccio un qualcosa per prevenire la patologia all'interno del mio allevamento. Ecco, questo è un passaggio che stiamo vivendo soprattutto negli ultimi 2 anni e soprattutto in campo dei bovini da latte, mi riferisco. Vedo questa analisi, Massimiliano, sai, perché percepiamo anche noi, parlo al plurale intendendo ruminanzia, questo interesse, perché poi alla fine, insomma, per tutta una serie di motivi, no, si è visto che sarà sempre più necessario razionalizzare, che non significa non fare, quindi razionalizzare l'uso dei farmaci in senso generale, sia gli antimicrobici, gli antinfiammatori. Ma per quale motivo? Noi abbiamo seguito recentemente anche una serie di vicissitudini che sono, diciamo, un'inchiesta giornalistica della rivista Il Salvagente, in cui in qualche modo ha fatto delle verifiche sul latte bovino, no? Sono stati, ovviamente, tutti i campioni di latte erano conformi, ma questa non è una novità, perché la conformità, e soprattutto nel latte, ormai è diffusa. È rarissimo che vengano trovati dei residui di antibiotici o di antinfiammatori o comunque di sostanze farmacologicamente attive nel latte, perché il livello di sorveglianza è elevatissimo. Però, diciamo, veniva un po' messa in discussione, senza tirare conclusioni che nessuno di noi può trarre, l'aspetto dell'LMR, quindi del residuo che comunque queste molecole danno, che possono in qualche modo, e per alcune in particolare, dare fastidio alla caseificazione, quindi all'attitudine caseale del latte, ma in altre condizioni il dubbio è, ma anche questi residui
impercettibili, quindi al di sotto degli LMR, possono disturbare il microbiota umano, possono contribuire all'antibiotico resistenza. Cioè questa discussione comunque sta facendo, quindi condivido con te questa sensibilità al vaccino, eccetera. E ti vorrei fare a questo punto una domanda, una prima domanda. Rispetto agli Stati Uniti, dove probabilmente ci sono più opportunità, cioè più patogeni da gestire con la vaccinazione, è molto diversa la situazione europea. Perché può essere diversa? Sì, ti faccio una panoramica giusto per capire, per contestualizzare la situazione italiana e europea in generale. Allora, in Italia sono attualmente disponibili sul mercato diverse tipologie di vaccini che contengono, si possono classificare in tanti modi, ma non voglio addentrarmi in questa classificazione. Preferisco parlare più che altro per semplicità, per patologia. Cioè, se noi prendiamo in considerazione un allevamento di bovini da latte, noi oggi attualmente sul mercato italiano abbiamo a disposizione diverse possibilità di vaccinazione. Partiamo dai vitelli. I vitelli li possiamo proteggere sia da forme respiratorie, con tanti vaccini che contengono sia virus che batteri, e molte volte li contengono anche in maniera combinata, e si possono fare addirittura per via endonasale, cioè sfruttando l'unica immunità che è attiva al 100% in animali così giovani, perché molte volte il sistema immunitario in animali così giovani non è maturo al 100%, quindi si possono fare veramente a età molto, molto precoci, fino a una settimana, 9 giorni di vita, e anche per bypassare gli anticorpi colostrali, che sono i due problemi principali di questa fase di età. Ma sempre rimanendo nei vitelli possiamo proteggerli anche da forme enteriche. Naturalmente in questo caso bisogna partire prima del parto, cioè bisogna partire dalle vacche nasciute. Comunque abbiamo la possibilità di proteggere come patologie nei vitelli sia le forme respiratorie che le forme enteriche, in generale. Passando poi ad esempio per le manze e le vacche, quindi entrando nella parte della fertilità degli animali, anche qui abbiamo a disposizione una serie di presidi, secondo me da un punto di vista numerico e di scelta adeguati, come parlo come sanitario, come veterinario, per proteggere gli animali sia da forme respiratorie, anche qui, sia da forme che vanno ad agire sulla fertilità. Mi riferisco anche qui in particolare a forme virali e batteriche nei confronti di IBR, di BVD, sinciziale, parinfluenza, ma anche batteri come ad esempio la clamidia, la coxiella, Burnetti, la mannemia emolitica. Insomma, abbiamo un ventaglio di possibilità abbastanza ampio. E non da ultimo, ci tengo a sottolinearlo, abbiamo anche la possibilità di incominciare a pensare, a prevenire qualcosa all'interno del problema delle mastiti. Già da qualche anno è presente sul mercato un presidio specifico per due patologie mammarie, ne usciranno degli altri. Questo per dirti che comunque la ricerca sta investendo su questo settore di prevenzione. Come veterinari abbiamo a disposizione quindi un buon numero di presidi e di vaccini che ci consentono di far fronte alle principali patologie presenti nei nostri allevamenti. Sta a noi però individuare il corretto protocollo, ed è qui che secondo me possiamo fare la differenza e dobbiamo fare la differenza, perché è soltanto nella scelta di un corretto protocollo da applicare allevamento per allevamento che noi possiamo raggiungere quegli obiettivi che stanno alla base della prevenzione. Quali sono? Sono semplicemente due, non sono tantissimi dal mio punto di vista. Sono quello di ridurre l'incidenza delle patologie, il loro impatto economico, perché non dimentichiamoci che stiamo parlando di allevamenti che devono dare un ritorno economico, quindi questo deve essere sempre ben chiaro, e l'utilizzo di terapie antibiotiche. Questo aspetto, mi ricollego a quello che stavi dicendo prima, risulterà da qui in avanti sempre più importante per quanto riguarda l'allevamento.
Massimiliano, un'altra domanda. Io ti riporto un po' anche quelli, il rumor, no? Cioè il vox populi delle domande, diciamo, della vaccinazione. Ma qual è l'atteggiamento più giusto? Cioè, io ho in allevamento un determinato patogeno perché l'ho isolato dopo un esame anatomopatologico, uno screen sierologico, insomma, so che ho dentro, che convivono con i miei animali, siano essi vacche, bufale, questo discorso vale ovviamente in generale, noi ci riferiamo ai ruminanti perché questo è il nostro focus, ma in generale. Quindi io ho un patogeno in allevamento, allestisco un piano vaccinale per evitarne la propagazione. E questo, oppure un altro è, io non ho nulla, adesso ammesso che questo sia possibile, non ho un patogeno in allevamento, mi copro con la vaccinazione in modo che non entri nessuno più, perché la vaccinazione è appunto una profilassi sostanzialmente. E qual è più giusto tra i due atteggiamenti, Massimiliano? Qual è la tua opinione su questo? Sì, sono giusti tutti e due, Alessandro. Okay. Quello che cambia è l'obiettivo che ci dobbiamo prefiggere. Mi spiego meglio. Se noi siamo già in presenza di un patogeno, perché come dicevi tu l'abbiamo isolato o sappiamo che è presente in allevamento, allora per questa casistica il nostro obiettivo sarà quello di limitare la sua circolazione e l'impatto che questo avrà nell'aspetto economico, diciamo, dell'allevamento, nelle produzioni dell'allevamento. Oltretutto, da un punto di vista sanitario, è sempre bene limitare la circolazione dei patogeni all'interno di un allevamento, perché qualunque essi siano, non fanno bene alle produzioni degli animali. Questo è un concetto generale. Se poi pensiamo che il singolo allevamento è un'unità all'interno di un territorio, a questo punto a maggior ragione dobbiamo far fronte a limitare il più possibile la circolazione dei patogeni, lo vediamo adesso nell'emergenza umana che stiamo vivendo, anche se il parallelismo è un po' ardito, ma come concetto ci sta. Se noi consideriamo ogni singolo allevamento un'unità e questa unità fa parte di un territorio, abbiamo capito proprio in questi giorni come è importante limitare la circolazione dei patogeni prima all'interno dell'individuo e poi tra gli individui e poi all'interno del territorio. Nel secondo caso, invece, quando io non ho il patogeno, a questo punto, secondo me, gioca un ruolo fondamentale il veterinario aziendale. Mi spiego meglio. Qui dobbiamo cambiare l'obiettivo, perché non dobbiamo far fronte a un problema che è già presente in allevamento, ma dobbiamo evitare che questo problema si presenti in allevamento. E allora qui il veterinario aziendale insieme all'allevatore deve fare una cosa non semplice, ma deve farla, che è la valutazione del rischio. Cioè cosa vuol dire? Deve valutare, vanno prese in considerazione la morbilità del patogeno, il management aziendale, ad esempio se l'azienda fa compravendita degli animali, eccetera. Va da sé che tutte queste valutazioni riveste proprio il veterinario aziendale che vive la quotidianità dell'allevamento un ruolo fondamentale. In ogni caso, il piano vaccinale che ne scaturisce deve essere personalizzato, cioè deve essere tagliato su misura come un abito allevamento per allevamento. Perché secondo la mia esperienza abbiamo successo con un piano vaccinale, se questo è naturalmente efficace, ma questo va da sé in base alle caratteristiche dei prodotti che si usano, ma soprattutto la fattibilità. Cioè noi dobbiamo costruire un piano vaccinale che per l'allevatore non è difficile da gestire nella sua quotidianità, perché altrimenti non abbiamo la certezza che questo venga mantenuto nel tempo, che è una cosa fondamentale, perché non si può vaccinare oggi e smettere domani. E bisogna rispettare i tempi e modalità della patologia. Condivido molto questo tuo approccio del piano vaccinale. Guarda, questo è un modo anche nuovo, no, però è un modo razionale. Ma lo stesso vedi, gli allevatori fanno esperienza nella selezione genetica. No? Una volta si comprava il toro perché mi piaceva quel toro, adesso si fa il piano di accoppiamento. E il piano di accoppiamento ad un certo punto trascinerà quel toro piuttosto che un altro, è la stessa cosa, quindi io non credo esista il toro ideale come non credo esista il vaccino ideale, esiste quello opportuno perché l'obiettivo, appunto come giustamente hai detto tu,
che l'allevatore ha condiviso con il suo veterinario aziendale, e in funzione di quell'obiettivo si sceglierà il vaccino blu, bianco, rosso, o quello che è vivo, spento, o quello che sarà. Molto bene, Massimiliano. Un'ultima domanda, guarda, non ti voglio rubare molto tempo di questo. Ok, ci puoi dare un'indicazione? Perché allora io facciamo questa ipotesi semplice. Ho questo allevamento davanti a me, non mi sono mai approcciato alla vaccinazione perché non era il tempo, non l'ho ritenuta per il momento, però qualche problemino mi fa sospettare che io ci possa convivere con i nostri animali qualcosa che sia, diciamo, non propriamente un ruminante, ecco, mettiamola così. Mm-hmm. E quindi in qualche modo vorrei iniziare a fare uno screening. Proprio in poche parole, Massimo, come si fa uno screening? Beh, ovviamente la condivisione col veterinario aziendale, questo l'abbiamo detto e lo riteniamo ovviamente superfluo. Però che cos'è questo screening? Sì, cerco di essere molto sintetico e schematico. Quando noi veniamo chiamati a fare uno screening sierologico in un allevamento, la prima domanda che dobbiamo porci è se questo allevamento sta già effettuando delle vaccinazioni oppure non ha mai vaccinato. Anche qui cambiano gli obiettivi, perché se io devo fare uno screening in un allevamento che sta già vaccinando, il mio obiettivo qual è? È quello di andare a prelevare quelle categorie di animali per valutare se il vaccino ha dato la copertura necessaria oppure, se sto utilizzando certe tipologie di vaccini, se siamo in presenza di una circolazione virale all'interno dell'allevamento. Questo è reso possibile, ad esempio, dall'utilizzo di alcuni vaccini marker o piuttosto anche di alcuni vaccini BVD. Nel caso invece io mi devo approcciare a un allevamento mai vaccinato, a questo punto devo sempre valutare quali sono le patologie delle quali io ho paura che arrivino nel mio allevamento, secondo la tipologia di allevamento, la mia gestione, quello che dicevamo prima. Sulla base di questo andrò a prelevare almeno 15 campioni. La biostatistica ci dice che già 12-15 campioni sono sufficienti anche per allevamenti di grandi dimensioni, distinti per categorie di animali. Tralasciamo gli animali molto giovani, cioè sotto i 6 mesi di vita, per la problematica di interferenza con gli anticorpi passivi colostrali, ma tutte le altre categorie prenderemo 3 o 4 animali, delle vacche in lattazione, delle asciutte e delle manze, per avere una panoramica generale della situazione. E poi andremo in laboratorio e faremo cercare quei patogeni che pensiamo vengano a contatto i nostri animali in un prossimo futuro. Cioè in questo caso il laboratorio serve a noi come conferma di un qualcosa che temiamo che arrivi in allevamento. È chiaro che sulla base poi dei risultati questi 12 o 15 campioni valgono sia nel primo caso che nel secondo caso, non cambia nulla. È chiaro che poi in base ai risultati questi verranno utilizzati dal veterinario per stabilire un piano d'azione più corretto nel primo caso per limitare la circolazione del virus, nel secondo caso per evitare l'ingresso del virus in allevamento. Però attenzione, permettimi di fare solo una piccola sottolineatura. Nel secondo caso, la sfida che chiediamo al vaccino è una sfida molto ardua. Perché? Perché noi siamo senza un patogeno all'interno dell'allevamento e non vogliamo che questo patogeno entri. Questo tipo di lavoro nessun vaccino è in grado di farlo. Cioè, nessun vaccino può impedire il contatto tra il patogeno e l'animale. Può impedire sì la patologia, certamente, ma non l'infezione. Cos'è che può impedire l'infezione, cioè il contatto? È la biosicurezza. Quindi non esiste un piano vaccinale efficace, coerente, senza un'adeguata biosicurezza. Fattibile, perché non è inutile mettere in piedi dei progetti che poi sono irrealizzabili. Bisogna fare delle cose fattibili, ma farle, per evitare che il virus, diminuire le probabilità che il virus arrivi a contatto con gli animali. Dopo il vaccino il suo lavoro lo fa, di protezione della malattia e di circolazione virale. Massimiliano, sei stato chiarissimo. Penso che questa nostra chiacchierata del venerdì pomeriggio possa essere utile ai nostri lettori, magari
allevatori che sono alle prime armi oppure che stanno in una fase appunto di riconversione, però diciamo che ribadire i concetti fondamentali delle cose non guasta, perché a volte la specializzazione fa perdere di vista l'obiettivo macro di tutti questi discorsi. Esatto. Io ti ringrazio molto, Massimiliano, del tempo che ci hai dedicato e quindi mi permetterò di disturbarti ancora per approfondire questo aspetto della profilassi vaccinale, che secondo me avrà nel futuro un focus di interesse non indifferente. Grazie. È stato un piacere, Alessandro, e grazie a te di avermi coinvolto in questo tuo progetto. Grazie. Grazie.